e commenti all'intervento di Draghi che ieri davanti alla Commissione economica dell'Europarlamento ha in pratica tracciato un quadro molto articolato di quella che è la situazione finanziaria, economica del nostro continente. Ecco, come sempre, una visione molto larga dei problemi. Ecco, e noi vogliamo sentire il notista economico Dino Solcona proprio a questo proposito. Dino segue con molta attenzione quelle che sono le linee di Draghi, che tiene, come dire, banco. Ecco, Allora, due concetti. Uno che riguarda l'Italia, per sua domanda sui conti pubblici italiani, se destano preoccupazioni, eccetera, eccetera. Un'altra, diciamo, posizione di Draghi è stata espressa sul futuro della zona euro. Qui ha sostenuto che nel completamento dell'unione bancaria la condivisione dei rischi nel settore proprio creditizio aiuterebbe una stessa riduzione del rischio, perché i due fenomeni si rafforzerebbero a vicenda, ha detto Draghi. Per quanto riguarda il nostro paese, ha voluto essere rassicurante sull'elevato ammontare delle passività italiane nel sistema dei pagamenti che si chiama Target EU2. Ma che cos'è questo Target EU2? È un sistema di pagamenti che serve per trasferire denaro da una banca all'altra della zona euro. E il presidente Draghi ha spiegato ieri che il deficit italiano è legato in parte proprio agli acquisti di titoli da parte dell'Istituto Monetario. Questi sono i due concetti, anche se molto tecnici, dell'intervento di Draghi. Ma l'intervento di Draghi viene a coniugarsi anche con l'attenzione che oggi ha portato all'Assemblea della Bancaria Italiana sia il governatore della Banca d'Italia Visco che, parlando più in generale di politiche economiche, il nuovo ministro dell'Economia Tria. E veniamo al dunque. Che cosa dice innanzitutto il governatore della Banca d'Italia? Attenzione che le riforme hanno perso slancio. Hanno perso il slancio per quale motivo? Perché ci sono timori sui costi spesso immediati e poi i benefici bisogna aspettare tempo, per cui sono stati messi da parte. E queste riforme non è che le ha messe da parte solo il nostro paese, quello che dice Visco, ma guardate, dice, attenzione, anche gli altri paesi europei hanno messo da parte queste riforme. E questo che cosa vuol dire? È pericoloso perché se dovesse di nuovo, come è successo nel 2008, precipitare la situazione in una grande crisi, come eravamo 10 anni fa, ci troveremmo di fronte però a una vulnerabilità maggiore. Questo per quanto attiene. Poi ha messo anche attenzione alle politiche che potrebbero essere poste in essere dal governo, cioè quelle della domanda. Dice attenzione, ottenere la domanda interna, benissimo, però state attenti, bisogna guardare, non perdere mai di vista l'equilibrio dei conti pubblici e quindi tenere anche sotto controllo quella che è la dinamica del rapporto fra debito e prodotto. Bene, Basarsi solo sul sostegno della domanda interna è pericoloso, ha detto sì. Visco. Per quanto Possiamo condensare in questa battuta. Allora, Draghi dice fatti e non parole. Il governatore ammonisce, quindi una situazione che va vista con grande prudenza. È prudenza. così? E il ministro Tria invece ha svolto una relazione in cui possiamo sintetizzarla così: è necessaria una riforma delle imposte dirette per ridurre il cuneo fiscale su imprese e famiglia.
Il secondo punto del governo è quello dell'inclusione sociale, con particolare riguardo alla lotta alla povertà e all'inserimento nel mercato del lavoro dei tanti disoccupati e soprattutto i giovani. Beh. Terzo, rilancio degli investimenti pubblici. Okay. Perfetto. Grazie, Dino. Grazie, buon lavoro.